Ciao Gassuoli, oggi versione on the road di Good Morning Milan, tra l'altro senza computer né niente, ma sarà un breve commento per non perdere l'abitudine, diciamo, a comunque a commentare un po' notizie del giorno, no? C'è tanta tensione, ma tensione positiva, c'è voglia di. Io non vedo l'ora che finisca sto campionato perché le mie coronarie sono già state messe a dura prova. E ho voglia di vedere come va a finire, sperando che vada a finire nella maniera più opportuna. Mi fa specie tra le notizie, beh, chiaramente c'è solito esercito di giornali che ce la gufa, anche se poi in realtà non credono a noi, non hanno mai creduto, ma adesso c'è la corsa a dire Milan Scudetto, poi dovesse andare all'Inter sarà celebrazione sicuramente dell'Inter imbattibile, fortissima e via dicendo, ma noi dobbiamo cercare, come abbiamo già detto, di rimanere diciamo distaccati da queste ondate mediatiche più o meno sentite, no? E concentrarci sulla sfida. Un'Atalanta che sarà tosta, ma non con questo non significa che non sia la portata del Milan, anzi. Il Milan ha tutte le capacità, tutte le potenzialità e le possibilità per vincere questa partita. È una squadra che ha il potenziale per vincere il campionato, perché si trova davanti all'Inter, che è la squadra più forte dell'universo, a 2 giornate dalla fine, che evidentemente. Per pura casualità, Milan non merita assolutamente niente, non ha avuto più infortuni di tutti, non ha avuto più covidati di tutti, non ha avuto più torti arbitrali di tutti. No, 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 Milan è solo fortunato, se lì. Vabbè. Comunque, quindi la maggior parte dei giornali ce la gufano. Poi, Sindaco Sala vieta la vendita dell'alcol durante la prossima giornata, intorno a San Siro. Immagino farà così anche nel caso della settimana successiva l'Inter dovesse festeggiare lo scudetto, immagino ci sarà altrettanto divieto, no? Un po' come l'anno scorso c'era stato, o no? Ma, vabbè, tanto comunque Sala è super partes, non è interista, giusto? O no? Boh, no, boh. Gasperini filtra voce, come anche riportato Mario Suma, che voglia abbia un conto sospeso col Milan, non si sa, sarà conto del. Non lo so, conto del ristorante, non lo so onestamente quale sia il conto sospeso di Gasperini col Milan, se non l'opposto, perché ebbe una, come sappiamo, una mancanza di rispetto direi poco consona a un allenatore del suo livello quando capitò il famoso 5-0, no? Sappiamo bene come Gasperini fece il pagliaccio, ma quindi. Se mai verrebbe da dire appunto il Milan ha qualcosa in sospeso con Gasperini, ma ormai si ribaltano i ruoli, tutto in funzione del dare pressione al Milan, conto, adesso anche Inverscop la menano, premesso che non è ancora nulla di definitivo, però adesso si parla di Inverscop, problemi dirigenziali, adesso chissà, si parla del fatto che effettivamente se non ci sarà Inverscop allora il mercato bloccato perché non si sa cosa si farà di qui di là. Bisogna farsi scivolare tutto addosso, ragazzi, e concentrarci su domani. Io sarò allo stadio, come vi ho detto, non vedo l'ora, voglio proprio regalare i miei polmoni alla squadra, tutto me stesso dare alla squadra. Vorrei entrare in campo, cazzo, speriamo Pioli mi faccia entrare perché sento segno, ragazzi, sento segno, faccio tripletta, anzi, sento in campo, faccio tripletta, talmente c'ho voglia di. Ma mi mangerei l'erba di San Siro, non capite che voglia ho di vincere questo scudetto, una voglia pazzesca. Poi andrà come andrà, ripeto, sarà comunque una stagione bellissima. Però ho una voglia di mangiarmi l'erba, cavolo. Penso anche voi. Chiaro ci si vede oggi pomeriggio, adesso concentrati sull'Atalanta, non esiste più nient'altro più che sull'Atalanta, concentrati su noi contro l'Atalanta. Vi saluto, ciao belli.